Ragazzi, sono ritornata con il video della Mega Pre Evolution appunto perché non potevo eccedere in quel video, perché ho già 20 minuti di video e non potevo farlo lì, allora lo faccio a parte. All Mega Pre Evolution c'è un botto di roba, va avviso. Prima cosa che mi... Ma queste le tenere per ultime, dammi prima i pezzi piccoli. Ci sono un po' di prodottini. Allora, prima di tutto, finalmente mi sono ordinata la colla per ciglia finte, la Duo. E questa qua è quella nera. Perché quella bianca era finita, se no avrei preso quella bianca. Però era finita e ho preso questa qua perché un'azienda anche mi ha inviato le ciglia finte. Sono riuscita ad usare 2 volte con quella colla della Essence senza nessun problema. Il problema è che mi danno fastidio agli occhi. Ho un problema agli occhi in questo periodo. E con la colla per ciglia finte devo stare troppo tempo a struccare e mi bruciano tantissimo, quindi sto evitando di usare qualsiasi pro... cioè mi sto truccando il minimo indispensabile, ho solo un po' di illuminante, vedete voi. Quindi devo fare la review su questi prodotti e non potrò applicare le ciglia finte perché non posso applicare niente per tipo almeno 2 settimane, vedremo. Poi 4 rossetti, no, 5 rossetti, questo ce n'è un altro? Aspetta. 4 rossetti, 5, non lo so, dell'I Love Makeup, questi qua. Vedete che c'è un altro. Allora, questo qua è Can Will Want Me e è un rosa, eccolo, vedete, 5. Questo, guardate, sembra un missile, una supposta, pare. Questo qua, ma il packaging è fantastico, è questo rosa antico, diciamo, dello Swatch. E questo qua, sono tutti un po' lucidini. Non so la resa, non so niente, mi è arrivato ieri il pacco. Poi l'altro è il Happy Girl, così posso buttare queste scatoline. Perché... Oh, Happy Girl. Poi, Happy... Ah sì, Happy Girl. Ed è un rosa acceso, tendente un po' al corallo. Lì lo sembra molto più aranciato, in realtà non è così aranciato. Ma vedrete che è proprio rosa sulla... Vedete, è proprio rosa. Così... Poi abbiamo il Candy Rock che invece ha sparaflescioso, è sempre un rosa ed è questo fantasmagorico rosa qui, quasi candy gnam gnam sembra, ma non ci si avvicina neanche minimamente di bellezza al candy, però vedete che bello, molto particolare, non portabilissimo da tutti i giorni, però molto bello. Poi ho preso il Just Eve Fun. Ed è un colore boh, un color fragola, è un color fragola, un po' più chiaro del fragola, meno intenso. Questo qua. E tra tutti devo dire che è quello che si stende un pochino peggio di tutti. Poi, l'ultimo è il Barbie is jealous, Barbie è gelosa. Ed è questo qui, un fucsia spettacolo, questo qua, ed è questo, che è fantasmagorico, cioè guardate quanto non è bello, spettacolo, così. Poi, cancelliamo tutto, poi, questa è sempre la super wow, ho voluto provarla, della Makeup Revolution, tutti ne parlano grandiosamente, vediamo come sono questi matitoni. Ah, scusate, mi ho dato il numero, giustamente. Ma c'è scritto? Ma dove è scritto? Ah, questa è la Hining on the Telephone, penso sia questo il nome, non lo so. Ed è comunque un fucsia molto bello, con dei glitter all'interno spettacolari. Guardate che bello che è. Quasi neon, veramente be bello. Ha dentro un po' di corallo, secondo me. Poi, della Milani, perché finalmente mi sono decisa, ho preso qualcosa della Milani perché volevo per testarlo. Ho preso un rossetto ed è questo qua, il 04 High Voltage. Ed è un rosso, ok? Torniamo sul classico. Particolare la stesura di questo rossetto perché è cremoso ma più denso degli altri, più corposo comunque come rossetto,
e non so com'è perché non l'ho testato, mi detto, addosso, però insomma vedrò com'è. Poi, quattro di questi cosi della Fashionista, perché erano tipo a 40 centesimi, mi sembra. Tre sarebbero dei bronzer, che ma secondo me sono più veri come ombretti o come illuminanti. Uno è il Roma, ed è questo. Ok. Poi abbiamo Dubai, secondo me è il più bello di tutti, in assoluto. Uno spettacolo, ma secondo me sono belli come ombretti. Come fai a metterti un bronzer del genere? Lì c'è scritto bronzer, ma dove cazzo che fai conciata così? È un ombretto. Poi abbiamo Barcellona, che invece è molto illuminante, secondo me, perché è molto chiaro. È qua sotto, non che lo vedete, però vedete che è un po' luminoso, è un illuminante. Poi ho preso sempre della Fashionista un ombrettino, ho detto ma sì, ce l'ho infilo dentro sto carrello e via. E ho preso Envy Shade 16, che è questo azzurro qua, verde acqua, spettacolo. Che è anche spettacoloso swatchato, un pelino polveroso, ma no, ma niente, molto bello. C'ho forse la mano un po' bagnata di struccante e usato bagnato secondo me rende di più perché ieri l'ho sguaciato tipo da secco ed era un po' aveva perso. Poi parliamone. Una delusione. O sono io scema o non le so usare, ma ombretti della Makeup Revolution sparaflesciosi. Ero tutta gasata da questi ombretti invece. Allora, il primo è questo qua giallo. Mi sembra che hanno delle texture diverse, tipo questo è duro, ok? Guardate quanto sto swatchando e a malapena si è colorato il dito. Se lo metto sulla mano non si vede, cioè, non si vede. Fa cacare. Questo qua invece è rosa, il fucsia no, il fucsia è morbido, quasi è seta pura, cioè. Guardate qua, è bellissimo il fucsia, ma il resto proprio. Sono due colori decenti. L'arancione è come il giallo. Sono neanche a swatcharvelo, è durissimo e non scrive. Il verde, non mi ricordo. Il verde come il giallo e l'arancione. Praticamente no, questo no. Sì, insomma, guardate lo swatch. Insomma, perdono. Il viola è come il fucsia, se non sbaglio. Esatto. Diciamo che gli unici che scrivono sono, e sono polverosissimi però, il viola e il fucsia. Gli altri tre se la sono andata a pescare. Non fanno, non scrivono, quindi fanno cacare. Però vabbè. Poi della Milani ho voluto prendere altre due cosine. E sono rispettivamente un blush, però prima ve lo faccio vedere quest'altro. Questo c'è scritto Illuminating Face Powder, fatto così. Ok, è lo 02 Hair Mosa Rose. Erano scontati, per questo ho preso questo qua. Come cazzo la ti apri? Ok. Molto carino perché ha le roselline. Lo swatch è questo marroncino qui, che sì, è illuminante, secondo me è bello d'estate questo, perché è un pochino scuro, soprattutto per me adesso, però vedremo. Poi il blush invece è una cosa figosa, che è Corallina, lo 08 Corallina, è fatto così il packaging, ed è bellissimo, è un po' polveroso, eh. Guardate qua, questo. Cioè, guardate qua, è polveroso, ma cioè, guardate cosa non è. È bellissimo, è veramente un colore bellissimo. E sotto praticamente ha il suo pennellino e lo specchietto. Poi arriviamo alle palette. Sono rimaste le palette? Uno specchio. Sì, ok, mi ha svelato con la cera. Le palette, arriviamo a questa che è la Eat Sleep. Sleep Makeup Repair,
Prolox, praticamente non so se è un dupe di qualcosa, è fatta simile alla quella di Too Faced, la The Return of Sexy, e come sono messi i colori, però c'è la dupe della Return, ma questa è una sparaflesciosa ovviamente, perché conoscendomi voi non potete pensare che non mi prenda una roba del genere, cioè no, guardatela. Questo giallo cosa non è? Se non scrive neanche questo giallo la picchio sta palette. Ora non so swatcharvele le palette. E comunque questo è il nome. Ok. Poi abbiamo una Sleek, perché la volevo già da tempo. È della Ultra Matte V1 Bright Palette, la 730. Questa. Ovviamente anche questa è super sparaflesciosa. Detto nel caso non scrive quella, questa scrive. Poi, poissimo. Questa è la. Io avevo preso tempo. No, avevo preso. Ma mi hanno regalata Natale. Ma mi ha regalata Natale mia sorella. Tempo fa quella argentata. Questa qua è quella. La Flawless, l'altra. Che era uscita insieme a quella argentata. Quindi quella vecchia, non quelle nuove. E. Pezzo di scotch così a caso. È questa. E ha dei colori bellissimi. Davvero, davvero belli. Io l'ho tentata perché Passion Makeup. Ciao Ale. Ne aveva parlato benissimo e insomma ho detto no, la devo prendere. La bramavo da tanto. Poi, sempre della Makeup Revolution, questa, che è la Redemption Palette Mermaids vs Unicorn. Questa qua. Ed è fatta così, con colori molto particolari, quasi tutti sul tono del blu. Questo viola borgogna, molto bello, insomma, molto particolare, tutta sbrilluccicosa, quindi mi piace ancora di più perché è sbrilluccicosa. Poi, questa è la chicca. Attenzione, giusto perché non ci piace il cioccolato. Oddio, l'ho dovuta prendere. Questa è la Naked Chocolate, quella bianca. Ed è questa qua. Ovviamente ho profumo di cioccolato, ragazzi. Non ci penso neanche, quindi non si avvicina neanche minimamente a quella da Too Faced. Però ne ho sentito parlare così tanto bene che ho voluto provare a prenderla. E poi solo il packaging. Ragazzi, quindi se non mi viene la voglia di mozzicarla. Cioè, a me mi viene la voglia di mozzicarla. Se no, se una voglia di cioccolato, siamo a dieta. Poi. Ultimo, 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 ho voluto prendere una cosa di Zoeva che mi piace un botto e desideravo da tantissimo, la vedevo. Sono rimasta un po' delusa perché pensavo fosse più grande lo specchietto della Zoeva, quello fatto così. Ero convinta fosse più grande, invece no. Che ha dietro il piedistallo, adesso lo tengo così, e si apre ed è fatto così. Cioè, guardate quanto non è figo. Intanto vedete la mia impostazione. Vi faccio vedere. Dai! Attraverso questo è mio cugino. Ciao, Joel! Di ciao! Che scemo. Questa qua. E questo qua è lo specchio. Molto carino e molto comodo, soprattutto da portare in viaggio. Niente, ragazze. Questo era il mio haul di Machillalia. Mi raccomando, se non l'avete visto, vi lascio qua il link per andare a vedere l'haul che ho fatto 2 minuti fa, e se scherzavo, 15 minuti fa, riguardante a tutto il resto che c'era acqua sapone, CAD, Yankee Candle, regali della Svizzera, insomma di tutto e di più. Vi mando un grande bacio, ragazze, finalmente posso mettere sta marmaglia di roba. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao bellezze!